mi accompagna Federico Zurlo, uno dei giovani più interessanti. Federico, la conosci molto bene questa salita? Sì, la conosco molto bene perché l'ho già fatta nelle categorie giovanili e devo dire che è una tappa molto incerta. Se un scalatore si mette a farla a tutta, sarà dura per i velocisti. Io direi andare a scoprire questi 2 chilometri del Cade al Poggio e gli ultimi 20 chilometri della tappa. Dopo 400 metri c'è il pezzo più difficile, c'è un punte al 18-19% fino al 21-22%. Se qualcuno avesse voglia di fare una bella azione, lo spazio c'è. Su una strappa del genere non perdi tantissimo, secondo me ti puoi sfilare, i velocisti potrebbero perdere fino a 40 secondi. Secondi è il vantaggio di De Gendt quando mancano 3 chilometri al Gran Premio della Montagna, dunque poco meno di 2 chilometri all'inizio del muro di Cade al Poggio. Quindi Thomas De Gendt sembra comunque intenzionato a fare sul serio, ora proverà a saltare il muro di Cade al Poggio con regolarità e probabilmente qualcuno riuscirà a portarsi sul belga che sta guidando la corsa, mentre sulla sinistra vediamo la regia ci propone la salita di Cade al Poggio, questo strappo, la soggettiva della salita di Cade al Poggio, questo muro che misura 1,2 km, 140 i metri di dislivello totale, una pendenza media che supera il 12%, una pendenza massima che arriva al 18%. Tra l'altro, Silvio, hai citato il dato del dislivello, 140 metri in 1,2 km, ma è veramente tanta roba. È roba. No, anche perché la pendenza media esatto, è del 12,2%. Esatto. Tanti ciclomatori che fin dalle prime ore di questa mattina così si divertivano a salire il muro di Cade al Poggio per attendere lì il passaggio della corsa. Già iniziato il muro di Cade al Poggio per Thomas De Gendt, eccolo proprio all'inizio, e guardate quanta gente si è assettata lungo questi 1200 metri ad attendere il passaggio della corsa. Stanno arrivando anche gli uomini che facevano parte insieme a De Gendt della fuga, partita dopo più di un'ora di gara, e questo è il muro di Cade al Poggio, lo affronta in testa Thomas De Gendt. Ricordiamo Simon Gecke alla Tirreno Adriatico, al muro di Guardia Grele, fu l'unico che riuscì nei limiti del possibile a tenere il ritmo di uno scatenato Alberto Contador. Potrebbe provare adesso un'azione Simon Gecke. Guarda, lo hai chiamato Francesco. Eccolo là, è proprio lui adesso. È proprio lui sulla destra che prova ad uscire dal gruppo con Tim Wellens in prima posizione. Powels va immediatamente a stopparlo. Era rimasto anche un po' intruppato Simon Gecke, che parte adesso anche Stefano Pirazzi, ed è riuscito comunque a trovare un varco sulla destra. Quella giornata fantastica che ci regalò Alberto Contador alla Tirreno Adriatico con il muro ad oltre 30%, un tornante tra l'altro di Guardia Grele, appunto Gecke fu l'unico a riuscire a resistere per qualche decina di metri a uno scatenato Alberto Contador, mentre qui tutta la fatica nell'avanzare di Thomas De Gendt. È chiaramente un altro tipo di salita questa, non sono né la gavia né lo stelvio, ma insomma queste rampe del muro di Cade al Poggio riescono in ogni caso a regalare davvero grandi scenari e anche grandi emozioni, perché qua immaginiamo con un'altra situazione di corsa, con il gruppo per esempio compatto tutti insieme, ma insomma qua il terreno per gli attacchi ci potrebbe essere come. E chissà che qualcuno nel gruppo non voglia provare ad approfittare di questi 1200 metri durissimi, mentre Pirazzi è riuscito a scrollarsi di dorso il controllo del gruppo e si sta riportando tutto solo su Thomas De Gendt, che ormai è vicino al Gran Premio della Montagna, il belga che vinse 2 anni fa in cima al Passo dello Stelvio. Eccolo Thomas De Gendt, grande pubblico anche lungo le rampe di Cade al Poggio.
con Stefano Pirazzi, che è stato il primo a seguire Goetschke e poi a staccarlo. Vedete che il tedesco adesso è in terza posizione, poi Wellens, con c'era anche Oscar Gatto nelle prime posizioni del gruppetto degli inseguitori. Niente, mi è sembrato di vedere in difficoltà Gasparotto nelle ultime posizioni, leggermente staccato, così come in difficoltà era il campione finlandese Veikkanen. Andiamo da Andrea De Luca. Siamo dietro l'ultimo corridore del gruppo, che in questo momento è Mattia Bono, poi appena più avanti c'è Igor Antone e Damiano Cunego, anche lui in difficoltà, poi più avanti Veikkanen e Malacarne e anche Gasparotto, e alla ruota, praticamente ha preso la ruota di Gasparotto Cunego in questo momento. Molto bene Oscar Gatto invece, molto bene Oscar Gatto, a voi la linea. Grazie Andrea, lo stiamo vedendo adesso in quarta posizione Oscar Gatto, perché nell'ordine stanno arrivando al Gran Premio della Montagna De Gendt, Pirazzi, Goetschke, Wellens, e c'era proprio Oscar Gatto. Efficace ancora la pedalata di Thomas De Gendt, questo è un corridore tosto, quando decide di fare un'azione del genere è perché sente la possibilità di farlo, ma si riporta su di lui Stefano Pirazzi. Sta arrivando Pirazzi sul belga. Si potrebbe creare questo tandem, che è un tandem molto interessante. Eccolo intanto alla Gran Premio della Montagna De Gendt, va lui a transitare per primo proprio davanti a Stefano Pirazzi. Vediamo poi il passaggio per il terzo, che sarà l'ultimo anche, che prenderà punti valevoli per la classifica della maglia azzurra. Oscar Gatto e mi sembra Bohème, Nicola Bohème, dunque passa in quarta posizione, poi Wellens con Goetschke, Montaguti, Felline, Petrov, poi abbiamo visto Losada. Qui passa Powells con Van Emden, poi Os, Degnan. Attenzione a Degnan, anche lui è un corridore molto in forma, lo ricorderete verso le Monte Campione in quell'attacco. E questo è il replay del passaggio in cima al muro di Cal del Poggio, De Gendt, Pirazzi, Gatto. Questo l'ordine dei passaggi, poi svolta a sinistra per andare verso il traguardo di Vittorio Veneto. Adesso è Montaguti nella prima posizione del quintetto al comando, Matteo Montaguti della Age Desert, la formazione di Domenico Pozzovivo, che ha ancora nel podio, oltre che nella vittoria di una tappa, il suo obiettivo principale a questo Giro d'Italia, mentre anche per il gruppo è cominciato il muro di Cal del Poggio, già due volte affrontato al Giro, lo abbiamo detto nel 2009 e nel 2013, l'anno scorso con la vittoria a Treviso poi di Mark Cavendish, ma è stato affrontato anche nel 2010 in occasione del campionato italiano, venne ripetuto tre volte, quel giorno l'arrivo era Conegliano, e questo ci consente anche di mandare un saluto a Giovanni Visconti, che quel giorno là, era il 26 giugno del 2010, conquistò proprio il secondo dei tre titoli italiani finora conquistati. Giovanni Visconti, ciao, che Giovanni. Ci segue attentamente tutti i giorni e che approfitto anch'io per salutare, che ogni tanto interagisce anche con noi via Twitter, insomma. Ieri particolarmente felice, ne siamo certi, della vittoria di Nairo Quintana, mentre il gruppo sta affrontando il durissimo chilometro e 200 metri di Cal del Poggio. Qui riassumiamo la situazione: sulla sinistra nel riquadro grande la testa della corsa, sulla destra in alto gli inseguitori, cioè gli altri 21 atleti che facevano parte del tentativo di 26, e sulla destra in basso il gruppo inquadrato ora dall'elicottero che sta scalando il muro di Cal del Poggio. E sono 20 i secondi di vantaggio dei 5 battistrada nei confronti dei più immediati inseguitori. Abbiamo visto il gruppetto appunto che sta inseguendo i 5 battistrada con Jay McCarthy, adesso inquadrato, eccolo l'australiano chiamato in extremis a questo Giro d'Italia dalla Tinkoff Saxo. Nella prima parte del muro invece il gruppo lo sta affrontando il plotone con la maglia rosa, con tutti gli altri uomini di classifica, con un'andatura decisamente tranquilla, e chissà, magari qualcuno avrà anche la possibilità di gettare lo sguardo, considerando la situazione di corsa, di gettare lo sguardo verso un paesaggio che è veramente bellissimo, meraviglioso. Andiamo da Andrea De Luca.
Situazione in continua evoluzione di quello che era il gruppo dei 26, c'è il gruppo di testa, poi dietro c'è il gruppo con Daniel Oss, Degnan che adesso prova a uscire dal gruppo insieme a Powells, fanno parte di questo gruppo anche Fellini e i due compagni di squadra di Pirazzi, non sono molto lontani perché hanno un ritardo di 200 metri, non di più. Poi mi volto indietro e vedo 300 metri più indietro il gruppo di cui fanno parte Gasparotto e Cunego. A voi la linea. Grazie Andrea. È una situazione che assolutamente non può essere definita cristallizzata, perché questi 5 Silvio avevano un vantaggio all'ultimo rilevamento di 20 secondi, però insomma con 11 km alla conclusione per qualcuno di quelli dietro c'è ancora la possibilità di rientrare sulla testa. Anche se mi sorge il dubbio che quel quintetto sia veramente molto molto ben assortito, non sarà semplice per chi vorrà rientrare farlo, perché la composizione è una composizione di alto tasso qualitativo, non a caso sono davanti i corridori che sono riusciti di forza a fare la differenza, uno su tutti Thomas De Gendt, senza dimenticare la presenza di Jay McCarthy, questo australiano della Tinkoff Saxo, abbiamo già detto selezionato all'ultimo momento per partecipare al giro, classe 1992, giovanissimo, che nel 2012 vinse da queste parti a Col San Martino il trofeo Piva, una delle classiche più importanti e più interessanti del panorama dilettantistico internazionale, quindi conosce bene queste zone, le zone del Prosecco, Jay McCartney, ed è lì in testa con gli altri 5 compagni, dove Matteo Montaguti sta facendo un gran lavoro insieme a Stefano Pirazzi. Sì, sta facendo davvero il lavoro più importante adesso Matteo Montaguti, lui che ha vinto una corsa tra i professionisti nel 2010, una tappa e la classifica finale poi al Giro della Provincia di Reggio Calabria. Sta arrivando il gruppo al Gran Premio della Montagna di Ca del Poggio, con sempre le maglie della Movistar e la maglia rosa Nairo Quintana, sempre presenti nelle prime posizioni. Eccoci qua, passaggio del gruppo al muro del Ca del Poggio, ultimo del Gran Premio della Montagna di giornata. Ritardo di 13 minuti, 13 minuti. Siamo su un tratto di strada che abbiamo ormai imparato a conoscere, lo strappo, il muro di Ca del Poggio, qui un passaggio invece sotto l'arrivo per il gruppetto di 13 corridori che ha caratterizzato questa importante manifestazione. Tra l'altro è stato proprio sul primo passaggio in questo micidiale strappo di 1,2 km di Ca del Poggio che... Ecco Beppe, però sì. si sta ritagliando un ruolo sempre più importante anche nelle varie categorie del ciclismo. Ricordiamo l'ultimo passaggio del Giro d'Italia tra i professionisti, questo muro di Ca del Poggio che è veramente molto spettacolare. Ma sai, conoscendo un po' la passione sportiva di quelle terre, non c'è da stupirsi che si faccia lì magari un prossimo mondiale fra qualche anno, perché o un titolo italiano o un europeo, perché... E gente con una passione straordinaria, abbiamo visto anche col Giro d'Italia, per dire, l'arrivo a Vittorio Veneto, cos'è stato? La folla che c'era, quindi il Veneto da sempre è terra fertile sicuramente. Tra l'altro c'è anche la volontà, Silvio, di creare qualche riferimento storico senza necessariamente andare troppo indietro con gli anni, no? Per esempio piazzando nelle varie edizioni del Giro, per dire, alcune delle salite da ripetere tutti gli anni, faccio per dire, cade il Poggio, ci starebbe bene tutti gli anni, così come secondo me ci starebbe bene il Monte Grappa. Ah, lì sì, questa anticipo un attimo Silvio, perché il Grappa pare sia un punto focale del Giro 2015. Anche su questo avresti... Sì. Della polpa da mettere sul tavolo. Sicuramente, anche qui prossimamente. Arriverà. No, ma i riferimenti che fai sono certamente un po' quello, per esempio, in Francia che si fa. Insomma, l'arrivo dell'Alpe d'Huez non è proposto tutti gli anni, ma molto spesso. Insomma, no? Mont Ventoux si era iniziato anche al giro con il Mortirolo, adesso un po' si dovrebbe tornare, mi sembra, nel 2015. Certamente. Sei d'accordo? Dovrebbe esserci questo ritorno anche sul Mortirolo. Insomma, sono quei momenti che aiutano anche la gente ad avere dei riferimenti e dei punti di riferimento ben precisi. È bello andare sempre a scoprire delle nuove salite, no? Però io credo che sia altrettanto prestigioso ed emozionante invece mantenere anche un certo rapporto con la storia. Una salita, faccio per dire, come il Mortirolo, che pure ha una storia giovane, però può risultare decisiva, può servire per fare classifica, dunque perché
farla un anno e poi non più, insomma, è giusto riproporla. Anche per dei riferimenti nella storia, come hai detto tu, storia recente del ciclismo, ma c'è, ti dico, una corrente di pensiero secondo la quale sul grappa l'anno prossimo potrebbe finire addirittura il Giro d'Italia, così come è finito sullo Stelvio nel 75. Saremo nel 1915, inizio della prima guerra mondiale, potrebbe anche finire il Giro d'Italia sul grappa. Poi però c'è Torino, eccetera, ma c'è chi vorrebbe farlo finire lì in giro, quindi per dire quanto si cerca questo riferimento. Il giorno dopo il caso Stelvio, la tappa Sarnonico-Vittorio Veneto ha un prologo movimentato. Prima della partenza della frazione, la riunione dei direttori sportivi e poi il vertice con giuria e direzione corsa. Dopo 20 minuti